Produttore di monete, uova e ovetti, ma anche blocchi di cioccolato, la vicenda della Valcor, l'industria che ha la sua sede a Pozzaglio, è alle battute finali. Da lavoro 150 dipendenti che arrivano 400 con gli stagionali e le cooperative, fattura tra i 45 e i 50 milioni all'anno. Siamo alle battute finali. Il 10 novembre, che è la data prevista dal percorso concordatario, è convocata la adunanza dei creditori della Valcor. In questo consesso i creditori, che sono suddivisi per categorie, avranno modo di segnalare il loro gradimento alle proposte contenute nel piano concordatario. Le espressioni potranno poi essere manifestate anche nei successivi 20 giorni, quindi fino alla data del 30 novembre, attraverso una comunicazione da trasmettere al commissario giudiziale. Il commissario giudiziale ha già fatto la sua relazione, esprimendo pieno favore in materia di fattibilità e anche di sostenibilità del piano stesso, ed anche i primi contatti sono estremamente incoraggianti e ci stanno infondendo grande fiducia per una garanzia di continuità. Sostanzialmente questa è la situazione allo stato dell'arte. A sposare l'azienda cremonese per il suo salvataggio un investitore americano. C'è una proposta vincolante da parte sia di JP Morgan che dell'agenzia Invitalia del MISE, che ad ottenimento dell'omologa, che il tribunale deciderà se concederci o meno, entrerà in quota capitale come socio di maggioranza.